Nell'episodio precedente, durante il combattimento con Mario, la leggendaria lama ghiacciante si è incredibilmente spezzata, mentre Don Cristiano Clericiance stava tramando ai danni di Pierugo insieme ai suoi quattro cavalieri senza cavalli dell'Apocalisse. Ci impossesseremo del fantomatico pupazzetto e lo useremo per attirare qui Pierugo e neutralizzarlo. Armageddon non potrà avere luogo se continua a metterci il bastone fra le ruote. Guerra! Guerra, dove sei? Oh, sta chiamando te! Ah, eccomi qua! Scusate, è che il mio nome di battesimo sarebbe Oreste Mincullo, ma sono anche abituato a sentirmi chiamare il profeta d'acciaio. Ma da oggi in poi sei Guerra, cerca di ricordartelo. Recati immediatamente al nord, in Padania. Trova questo pupazzetto e impossessatene a qualunque costo, eliminando senza pietà chiunque cerchi di fermarti. Tu, Pestilenza, accompagnalo. E poi torna subito qui, che ho un altro compito per te. Scusate, ma se lui mi accompagna e poi mi molla, chi è che mi riporterà qui quando avrò trovato il pupazzetto? Te la farai a piedi. Cosa vuoi che sia una passeggiata di 1200 chilometri per il potente profeta d'acciaio? Ops, mi correggo. Guerra! Nel frattempo, Pierugo e Ubaldo... Non avrei mai creduto che... La leggendaria lama ghiacciante! ...si potesse spezzare così facilmente. Che cazzarola di arma leggendaria è? Io di certo non lo so, ma c'è una persona che di sicuro lo sa. Shui Feng, l'indovino. Shui Feng, sei in casa? Chi è? Ma come chi è? Bell'indovino! Anch'io ho avuto la stessa reazione quando sono venuto qui la prima volta. Ciao Shui Feng, è passato un po' di tempo dall'ultimo nostro incontro. Ti ricordi di me? Sì, tu sei quel giovane che mi ha riportato la mia preziosa lampada antica e che cambia sempre amichetto. E infatti vedo che anche stavolta... Ma cosa intende dire? Niente, lascia perdere. Sono venuto per approfittare della tua sconfinata saggezza per trovare risposta ad una domanda che sembra non averne. Sei nel posto giusto, ragazzo. Lo so che è il posto giusto, è casa tua. Ma se ben ricordi, i miei servizi non sono gratis. Chiedimi ciò che vuoi e ti dirò il mio prezzo. Vogliamo sapere tutto sulla... La leggendaria lama ghiacciante! Dal momento che non riusciamo a sfruttare i suoi poteri e si è perfino spezzata in combattimento, che cosa fa? Come si usa? Tutto qui? Ok, ti dirò tutto ciò che so, ma tu devi dirmi come fai a spostarti nel mondo con una velocità incredibile. Nella prima stagione di questa serie ti ho mandato dall'altra parte del mondo e in 4 e 4 8 hai completato la missione. Come fai? E dopo 32 episodi ancora non ci sei arrivato. Te l'ho detto, Pierugo, che questo secondo me è un ciarlatano. Andiamocene. Ciarlatano a me? Come osi rivolgerti così ad un anziano? Saggio come me per di più. Allora sappi che a Stercoleto ti attende una sorpresa, Ubaldo Porcelli. Ma cosa? Non gli avevo detto il mio nome. I migliori fabbri della contea si sono radunati per forgiarti uno scudo. Un nuovo bellissimo scudo d'acciaio e d'argento. Intendono fartene dono quando tornerai vittorioso dalle tue avventure. Cosa? Un bellissimo scudo nuovo? Non so che dire, e se non fosse vero... Non dubitare, Ubaldo. Shui Feng sarà un po' eccentrico e rincoglionito per via dell'età, ma sa il fatto suo. Ok, ti credo. Ritiro tutto. Bene, dunque vuoi soddisfare la mia curiosità? Il teletrasporto. Ho la capacità di teletrasportarmi, per questo mi sposto così rapidamente. Davvero? È stupefacente! Ma perché riesci a prevedere il mio futuro e non sa niente di te e del tuo gen... Shh, non lo so. Molto bene, ora che hai soddisfatto la mia curiosità, è giunto il momento che io soddisfi la tua. Vuoi dunque che ti riveli tutto ciò che so circa la lama ghiacciante? Sì. Biscotti! Eh? Quella che tu credi leggendaria in realtà è una spada giocattolo che regalavano con dei biscotti centinaia di anni fa. Che cosa? Già, proprio così. Bastavano 3 semplici prove d'acquisto. Guardate, anche io ne possiedo una. Esattamente identica. Non ci posso credere. Anche questa leggenda si è rivelata una cazzata. Avrei voglia di andare all'inferno da panina al salam e farlo saltare in aria un'altra volta. Mi dispiace averti dato questa delusione, ma sappi che il mio esemplare non è in vendita. Ma sì, non mi interessa quell'inutile paccottiglia. Andiamocene, Ubaldo. Arrivederci, Shui Feng. Nel frattempo, il mago Tontolus, o forse dovrei iniziare a chiamarlo Pestilenza, aveva accompagnato il suo compagno Guerra al nord, in Padania. Buona fortuna! E cosa caspita ne so io di come è fatto questo benedetto pupazzetto?
chiederò a quei due residenti del luogo. Riuscirà Oreste Minculo, alias il profeta d'acciaio, alias Guerra, a ricavare qualche informazione da questi due abitanti della Padania? Lo scopriremo soltanto nella prossima interessantissima puntata.